La pandemia ha ostacolato la guerra ai rifiuti di plastica. Ogni mese nel Regno Unito vengono gettate via circa 1500 tonnellate di mascherine e guanti. È stato un vero shock vedere come le plastiche abbiano un impatto sulla nostra società. Le troviamo per strada, ovunque. Durante il lockdown ho visitato i parchi ed era davvero raro non trovare mascherine nell'erba. Gran parte di questi rifiuti finiscono in discarica, dove ci metteranno secoli a decomporsi, ma una grande quantità viene anche lasciata cadere a terra, danneggiando il nostro ecosistema. Le mascherine hanno superato i sacchetti di plastica, diventando uno dei rifiuti più comuni. Un'organizzazione stima che ne vengano gettate 102 milioni a settimana, un quantitativo che può coprire 232 volte un campo da calcio. Le persone dovrebbero fare un passo semplice a breve termine. Stiamo davvero incoraggiando le persone a usare mascherine riutilizzabili durante la pandemia. Non dobbiamo dimenticare che ci troviamo sempre in un'emergenza climatica e dobbiamo fare tutto ciò che possiamo fare. Il professor Jason Hallett è un esperto di plastica. Crede che il materiale biodegradabile sia la soluzione a lungo termine per la futura produzione di mascherine. Quando penso a cose che possono cadere per terra o finire nella spazzatura, penso sia importante che abbiano una durata molto breve, cioè che si degradino in anni e non in secoli. È certamente possibile, lo svantaggio è che questi materiali costano 2-3 volte di più rispetto alla plastica ordinaria. Il Covid-19 ha spinto l'inquinamento da plastica a livelli pre-pandemici. Se il materiale biodegradabile è la soluzione, i governi dovrebbero essere pronti a spendere di più.